Patrizia Bedori, candidata ufficiale del Movimento 5 Stelle a sindaco di Milano. Questa è la sua prima intervista televisiva ed è una buona occasione per farsi conoscere e in più anche il vantaggio di cominciare prima degli altri la campagna elettorale. Allora le chiediamo che cosa l'ha spinta ad accettare questa sfida impegnativa e importante. Io penso che Milano abbia bisogno di un po' di rinnovamento e di facce nuove, pulite, sconosciute alle procure. Io sono stata votata dai cittadini, dalla cittadinanza attiva, evidentemente per il lavoro che ho svolto in questi anni nella città e quindi sono stata proclamata sindaco, portavoce sindaco di Milano. Qualcuno ha definito questa votazione alle primarie un mezzo flop, hanno partecipato circa 300 persone, anche dal movimento dicono, qualcuno ha detto è inesperta, è poco conosciuta, poco rappresentativa. Come risponde a queste critiche? Ma il fatto che sia inesperta, sono quasi 5 anni che amministro un quartiere di Milano, una zona di 145.000 abitanti. Quindi è, per dirla, può essere una città paragonata a Parma, a Vicenza, quindi che gestisce, le zone gestiscono 2 milioni di euro del budget del comune, del bilancio. Quindi neofita sì, però faccio già politica da diverso tempo. Il movimento ha cambiato metodo per la scelta dei candidati, dalla scelta online, dalla votazione online si è passati alle primarie. Perché non funzionava quel sistema? Ma questo non è vero, perché anche con Mattia Calise noi abbiamo scelto questo metodo di votazione proprio perché è la cittadinanza che deve scegliere i cittadini attivi e quindi anche nel 2011 con Mattia Calise è stato scelto proprio non di votare online ma di votare riunendoci. Per governare una città complessa come Milano ci vuole competenza, conoscenza della macchina amministrativa, gestione delle risorse economiche. Insomma, non basta essere militanti per svolgere questo compito. Come sceglierà i suoi collaboratori? Guardi, adesso noi ci focalizziamo dal 15 novembre, inizieremo a fare dei tavoli di lavoro per scrivere il programma insieme ai cittadini. È già da un anno che lavoriamo insieme ai cittadini per scrivere il programma. Dopodiché sicuramente sceglieremo anche lì dei volti sconosciuti alle procure. Ci elenchi in ordine di importanza le cose da fare a Milano. Beh, innanzitutto il lavoro è una grande, Milano è una città che produce, una capitale europea, quindi penso che il lavoro, dare lavoro sia importante. La sicurezza delle periferie, che anche questo è un tema molto caldo e molto sentito e di questa amministrazione devo dire che non ha assolutamente tenuto conto, quindi ci sono interi quartieri in rivolta. E beh, anche l'ambiente, noi sappiamo, una delle nostre 5 stelle è proprio l'ambiente e quindi continueremo il lavoro di piste ciclabili, magari a basso costo, perché questa amministrazione anche qui ci sono stati dei lavori un po', un po' costosi, mentre si possono fare piste ciclabili e zone 30 a basso costo. Pisapia non lascia un brutto ricordo nei milanesi, per lei invece in cosa ha sbagliato Pisapia? Guardi, Pisapia era partito se non altro ascoltando i cittadini, cosa che poi in realtà non ha fatto. Questa è la sua grande mancanza, non ha aperto il comune ai cittadini e noi ci dobbiamo sempre ricordare che i cittadini sono... è il popolo. Il popolo è la prima articolo della Costituzione, decide ed è sovrano. Lei in una recente dichiarazione ci ha tenuto a sottolineare che non ha mai incontrato Casaleggio. Perché ha preso queste distanze da Casaleggio? Perché sono usciti articoli sui giornali, sulle preferenze e non preferenze. Io Casaleggio e Grillo sono persone stupende, non le conosco di persona, anche se Casaleggio sappiamo che vive a Milano e lavora a Milano. Non ha mai interferito nel programma, io sono da 5 anni appunto in politica e non ho mai sentito la sua presenza e la sua incombenza. Mi dà sempre molto fastidio il fatto che alle persone del movimento
che non sono capaci di. Questa è una cosa sbagliatissima. Casaleggio ha fatto un lavoro straordinario. Beppe Grillo ne sarò riconoscente a vita perché ha dato una speranza a questa Italia che di speranze ne ha ben poco, perché ha azzerato la classe politica, ha allontanato i cittadini dalla politica, e questo mi dispiace proprio tanto. Ci ha detto tutto il bene di Grillo e di Casaleggio, ma c'è qualcosa che non le piace di Grillo o condivide tutto? Ma guardi che Beppe Grillo, appunto, ha dato vita a un sogno che questo si può cambiare, questo stato di fatto. Non so, il PD per esempio è il più grosso partito con indagati, mi scuso perché non sono abituata alle telecamere, quindi magari guardo, grosso partito di indagati. Qua abbiamo per esempio anche a Milano, stanno, notizia di questi giorni, stanno contattando Sala per essere il loro candidato, un tecnico. Ma come, il PD non ha un suo candidato sindaco politico? Deve ricorrere a un tecnico? Nella corsa a Milano il PD presenta come candidato Sala, un uomo che ha gestito con discreto successo, secondo il PD, l'Expo di Milano. Lo teme come avversario? Ma guardi, Sala è un tecnico. Se il PD non riesce a trovare tra i suoi politici una persona che rappresenti Milano e si rivolge a un tecnico, si capisce già che cosa questo comporta. Expo è costato 16 miliardi, ha incassato 400 milioni, questo è un successo. Non hanno neanche bonificato bene il terreno, adesso è notizia di questi giorni che costerà altri 72 milioni, e noi ci auguriamo che questo non ricada sui cittadini, ma se ne faccia carico i proprietari del terreno.